cercare di affrontare i temi che sono a monte di questa vicenda, che sono soprattutto economici e sociali ed anche ambientali, che hanno il loro peso, e nel contempo cercare di mettere invece un freno a questa denatalità, assistendo meglio le coppie che sono in difficoltà sulla fertilità, con un sistema sanitario regionale e nazionale che risponda ad una rete dei sistemi di medicina assistita alla fertilità. La procreazione di medicina di fertilità è qualcosa di importante e dobbiamo sostenerla. Ecco, per farlo c'è bisogno che momenti come questi organizzino la prospettiva ed il futuro, che sempre più sarà difficoltoso la procreazione, e questa procreazione deve essere medicalmente assistita. Nel 2019 il Presidente De Luca fa un primo decreto in cui crea questa rete, si deve passare all'accreditamento di queste strutture private e pubbliche affinché questo venga fatto in un sistema di rete di assistenza sanitaria.